Goldman Sachs ha recentemente dichiarato che gli investitori dovrebbero evitare di andare a investire in Apple al momento. L'incertezza relativa alla data di lancio del 5G, ad esempio, ed un valore troppo sospettoso, troppo alto del titolo, ne farebbero, secondo Goldman Sachs, un titolo da cui stare molto alla larga. Oltre a questo, sempre secondo la Goldman, il titolo ha raggiunto dei livelli di prezzo insostenibili e questo concetto è stato più volte ribadito anche nel mese passato, consigliandone addirittura una posizione short. A questo, secondo le stime della banca, nel 2021 gli earnings per share addirittura saranno attorno al 16% in meno rispetto alle attese degli analisti. Io adesso, per dirla tutta, non sono Goldman Sachs, anche perché spero si noti, ma quello che ho capito da questa crisi pandemica è che le previsioni degli analisti sono state molte volte polverizzate negli ultimi earnings e Apple ha fatto proprio così. Ci troviamo di fronte allo strano caso del dottor Apple e Mr. Hyde. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria e ogni tanto ci metto giù qualcosina anche un po' più teorico, come questo video, dove cerco di andare a portarti a conoscenza delle mie impressioni relativamente a un titolo, Apple in questo caso, e di capire se il prezzo del titolo è sostenibile ed è ancora conveniente a questi livelli. Ti ricordo che puoi anche seguirmi sul mio blog che è www.risparmioinvesto.com, dove tra l'altro ieri è anche uscita una mia analisi sul titolo Tencent e che puoi sostenermi, come sempre, utilizzando i link affiliati qui sotto o a tramite Patreon. Oggi non vado a tediarti con lunghi ed estenuanti sproloqui, anche perché il video di oggi in realtà si basa su un articolo che ho trovato su investing.com e che vorrei un attimo andare ad illustrare e a commentare insieme a te. Per cui andiamo subito al PC, sperando che tu in questo momento, invece di stare in una stanza come me, sei al mare a divertirti. E poi ovviamente ci andiamo a vedere in chiusura per le nostre considerazioni. Ed eccoci sull'articolo in questione riguardo ad Apple e Dell Point Counterpoint. Questo è diciamo, un articolo che esce di settimana in settimana su investing.com e che prende appunto i due diversi punti di vista, in questo caso il punto di vista bull e il punto di vista bear, per quanto riguarda il titolo di Apple, che è quasi arrivato a 2 trillion value, 2 trilioni di dollari, anche se credo che in italiano sia biliardo e non trilione, perché trilione è un numero molto più alto. Vabbè, ma utilizziamo questa terminologia. Prima di passare all'articolo, volevo andare un attimino a far vedere effettivamente quello che è stato il percorso di Apple per quanto riguarda i fatturati, gli earnings per share, a partire dal luglio del 2016 fino, diciamo, a luglio del 2020, quest'anno. E come si può vedere, le aspettative sono sempre state battute in qualunque periodo, a parte quattro singole occasioni in cui il fatturato è andato pochissimo di sotto alle aspettative, per cui Apple è ancora un treno in corsa, è ancora una macchina da soldi, dovuto molto probabilmente al fatto che Apple ha una certa tipologia di sex appeal nei confronti dei consumatori che non comprano di per sé il prodotto, per cui non comprano un telefonino, ma vanno in realtà ad acquistare un simbolo per diversificarsi dal resto delle persone. Se andiamo a parlare dell'articolo, appunto, ci sono due punti di vista, il bull case e il bear case. Una piccola, diciamo, introduzione è che Apple, come suo valore di mercato, diciamo che a marzo, per cui poco prima che la pandemia andasse a impattare negativamente su tutti i titoli, valeva quasi un trilione di dollari. A questo punto dell'anno le azioni sono circa 445 US dollar, molto probabilmente guidate dal fatto che c'è una grossa fetta di investitori che vanno a cercare delle nuove tecnologie, soprattutto, e ne parleremo adesso, dell'uscita del 5G, che nei prossimi mesi tutti i terminali Apple dovrebbero avere, parlo dell'iPhone 12, ma anche il fatto che c'è il piano a fine agosto di fare uno stock split di 4-1, e per cui questo potrebbe portare a nuovi investitori investire nel titolo Apple, perché appunto si arriva a un prezzo che è un po' più adeguato ai piccoli investitori che vedono in un prezzo di 100 dollari circa un qualcosa di molto più fattibile rispetto ai quasi 500 dollari a cui sta arrivando il titolo. Per cui andiamo a vedere questa analisi. Prima andiamo a vedere il bull case, anche se nella mia introduzione ho parlato molto del bear case.
perché ti volevo invogliare a essere curioso. Comunque, Apple nei prossimi mesi, appunto, andrà a introdurre i propri terminali col 5G. Questa è una cosa che alcuni competitor hanno già fatto e per cui l'attesa per quanto riguarda l'iPhone 12 è veramente altissima, soprattutto fra i vari affezionati di lunga data di Apple. Quindi l'iPhone è un qualcosa che sta tirando un po' le aspettative, molto probabilmente del titolo, che in questo momento, come dicevo prima, è quasi a 450 dollari per azione. Inoltre, il Covid-19 e il suo lockdown hanno per un periodo di tempo minacciato le prospettive di crescita del titolo, ma invece, soprattutto in Cina, c'è stato, dopo la riapertura e per cui dopo l'aver tolto le limitazioni al lockdown, un'enorme corsa all'acquisto, qua dice Massive Consumer Market, all'acquisto dei terminali dell'Apple. E tutto quello che erano problematiche relative alla supply chain sono state risolte o comunque limitate. Dal fatto che appunto l'economia sembra cominciare a ritornare a muoversi in maniera quasi normale. Inoltre, Apple sta pensando di offrire versioni multiple dei 5G, dei terminali 5G con delle tipologie di CPU diverse. Questo, secondo gli analisti, porterà inevitabilmente il titolo di Apple a superare i 2 trilioni di dollari. Già perché appunto c'è questo momentum di attesa relativo al 5G. Si stima che i terminali 5G che andranno ad essere venduti sono fra i 350 e i 950 milioni di iPhone in tutto il mondo, diciamo fra la vendita dei nuovi terminali e quello che è invece un upgrade dai vecchi terminali, per cui dai vecchi clienti che vogliono appunto avere un terminale nuovo di zecca. Inoltre, Morgan Stanley ha recentemente detto che il programma di trade-in di Apple ha un vantaggio competitivo perché diciamo, può andare a finanziare un terzo degli acquisti di iPhone nei prossimi 3 mesi. Per cui già nel 2018 Apple aveva quasi raggiunto il trilione di dollari, adesso con questa salita del titolo si aspetta che Apple vada a raggiungere questo obiettivo, soprattutto con D.A. Davidson che dice che il titolo dovrebbe salire ai 480 dollari, per cui arrivare al di sopra dei 2 trilioni di dollari. In questo momento Apple per cui occupa circa il 6,7% delle standard Apple 500, con un valore di mercato di 1,9 trilioni, comparato al 6,4% che IBM aveva circa 35 anni fa. Nelle restanti posizioni abbiamo Microsoft col 5,9% e poi Amazon che ha il 4,9% dello Standard & Poor's 500. Il terzo quarto è stato eccezionale, come ho fatto vedere prima, con 54 centesimi in più di earnings per share rispetto alle aspettative e con un fatturato di 59,7 bilioni di dollari. Un fatturato che è aumentato del 10,9% nell'ultimo anno e per cui Apple ha praticamente vaporizzato tutte le attese. Inoltre, come si citava prima, si nota il fatto che lo stock split da 4.1 potrebbe aver invogliato l'accessibilità agli investitori più piccoli che vedevano il prezzo di 450 dollari a nazione inaccettabile. Non è il primo split che si fa da parte di Apple, anche se devo dire, rispetto a questo split, è anche vero che in America soprattutto, ma anche in Europa, stanno nascendo, il fatto che si possa comprare azioni frazionate non dovrebbe avere tutto questo vantaggio economico rispetto invece a quello di cui si parlava prima, cioè della crescita del fatturato e degli earning per share. Se invece si va a guardare il bear case, quello che un po' gli analisti contrari al bull case vanno a dire è che il 5G non andrà a giustificare tutte le vendite che potrebbero essere invece bloccate dal fatto che non si possono andare a produrre tutti i terminali che vogliono, che sono richiesti dal mercato in un tempo fattibile. Inoltre, quello che si fa andare anche a sottolineare è che il 5G non è una panacea per tutti, anche perché il 5G rispetto al 4G andrà a costare molto di più. Già mi ricordo quando l'anno scorso uscì l'iPhone. Costava intorno ai 1.300 dollari il modello di punta, per cui mi aspetto che il 5G dovrebbe costare qualcosina in più, soprattutto perché Apple tende sempre a vendere il proprio prodotto come un status symbol più che come un telefono ad alta tecnologia, pur essendo
un telefono che ha tantissima tecnologia nel suo, diciamo, nel suo complesso. Inoltre, un altro punto che è da tenere in considerazione è il fatto che molti Apple Store sono stati chiusi e non verranno riaperti, per cui tutta la vendita degli iPhone o comunque dei terminali Apple potrebbero andare a spostarsi sulla parte online, e non è detto che questo possa impattare, perché uno dei servizi maggiormente apprezzati dalla clientela era appunto il fatto di entrare nel negozio e avere delle persone sempre disponibili ad aiutarti e a esserti vicino come dei propri e veri consulenti personalizzati. Addirittura Goldman Sachs ha recentemente detto, come dicevo nell'introduzione, di evitare assolutamente, citando appunto un'incertezza sul timing del lancio del 5G, è qualcosa di un po' più inaspettato e oscuro, Mark significa oscuro, che, insomma, nel futuro a venire. Infatti le recenti performance dello stock di Apple sono qualcosa che vanno a tradare assolutamente a un livello che è insostenibile per quanto riguarda l'azienda in termini di capitalizzazione all'interno del mercato azionario, e per cui Goldman Sachs continuerebbe a raccomandare agli investitori di evitare lo stock, anzi in molti casi ho letto che sarebbe conveniente andare a shortarlo. E per cui Goldman Sachs anche nel mese precedente ha reiterato e per cui ha riconfermato il sell rating di Apple. La banca di Wall Street ha addirittura stimato che nel 2021 gli earnings per share dovrebbero essere 16% sotto il consenso degli analisti in questo momento, e anche la pressione delle vendite eccessive potrebbe andare anche a rallentare la vendita delle unità, in questo caso ovviamente principalmente iPhone, ma non solo, e per cui anche la crescita delle unità sul mercato dei telefonini o comunque degli iPad o dei portatili, dei computer in genere, potrebbe andare a diminuire. Un'altra cosa che è da citare è che nell'inizio settimana Moan, anche loro hanno tagliato il rating di Apple da buy a neutrale, citando un bilanciamento del rischio reward riguardo al profilo dello stock di Amazon, che in questo momento è tradato a dei prezzi che sono troppo alti nello standard del 500 da 10 anni a questa parte. Per cui ci sono due analisti molto importanti che invece tendono a pensare che Apple in questo momento non sia un buy ma sia un sell. Eccoci arrivati alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra su Apple. La situazione è complessa ed è molto particolare, ci sono diversi punti di vista che supportano sia la tendenza bull che quella bear, ma come sempre è difficile in realtà andare a trovare un punto di valutazione reale nel mercato azionario. Poi in questo periodo ancora peggio. Comunque, fammi sapere la tua opinione in merito, perché è un titolo che è sempre un po' sulla bocca di tutti ed in realtà era anche sulla nostra bocca nella live di sabato 8 agosto assieme a quella che ho fatto sul mio canale assieme ad Andrea Landiani e a Federico di Investire con Gus, ed è venuto fuori anche Apple come argomento. Bene, spero che la condivisione di questo video sia stata di tuo interesse e di questo articolo ovviamente sia stata di tuo interesse. Se così fosse, ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto per aprire una discussione in merito. Ovviamente, inoltre, se il video ti è piaciuto, come sempre puoi andare a lasciare un pollice in su, iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!